L'approfondimento di classe MBC dedicato al mondo dei certificati. Qui in studio abbiamo Christophe Grossetti di Unicredit. Buongiorno Christophe. Buongiorno a voi. E buongiorno a Pietro Di Lorenzo, il nostro trader che ci farà le analisi più interessanti quest'oggi. Buongiorno Pietro. Ciao, buongiorno Enrico. Ma se ieri dicevate che un rialzo dei tassi sarebbe stato visto male dai mercati, perché oggi dite che ai mercati non piace che i tassi non siano stati alzati? Roby da Rimini, in realtà non è che non piace lo status quo sui tassi, ma è stata la conferenza stampa della Yellen che non è stata molto edificante, la quale ha annunciato insomma che a livello globale non siamo messi molto bene e per questo poi i mercati non hanno preso benissimo la cosa. Però sarebbe il caso magari di aspettare e vedere gli americani come apriranno. Pietro, un tuo giudizio velocissimo sulla Yellen e sulla sua mossa? E sì, per rispondere poi anche alla domanda del nostro telespettatore. Ti invito a guardare al volo il grafico giornaliero dell'S&P Futures di ieri. Sì? Pronti via, conferenza stampa, uno strappo clamoroso all'insù. L'indice ha apprezzato, cioè i mercati hanno apprezzato subito il fatto che i tassi sì, sono stati aumentati. Poi quando la notizia è stata assorbita meglio e quando la Yellen ha iniziato a parlare dicendo, come dicevo correttamente, che l'economia globale è in rallentamento, c'è stato nell'ultima mezz'ora di contrattazione, ci si è rimangiato tutto quello che si era guadagnato, la Jones ha chiuso in leggero territorio negativo. Quindi una reazione contrattante, piuttosto sui generi, se solitamente si prende una direzione, invece di impulso, come dire, di pancia, si è comprato, ma poi quando si è ragionato su, si è venduto, comunque senza vendere oltremodo. Stamane il mercato italiano scende, ma scende anche in considerazione dei posizionamenti per le scadenze tecniche. E infatti dopo una discesa repentina nei primi minuti di contrattazione adesso stiamo consolidando e quindi niente di particolarmente drammatico. Va bene, dai, per i prossimi giorni cosa ti aspetti Pietro? Per i prossimi giorni mi aspetto che il mercato italiano comunque farà meglio degli indici americani, la forza relativa dell'indice italiano secondo me continuerà insomma in qualche modo a predominare, è un mercato più selettivo, bisogna avere la capacità individuale le storie che andranno un po' da sé senza mercato, quindi un mercato un po' più, come dire, complicato da decifrare, ma soprattutto dove ci vuole grande sensibilità nella stock selection, ovvero individuare quei temi che possono salire indipendentemente dalle sorti dell'indice. Come sposiamo, Christophe Grosset, l'analisi del nostro amico Pietro Di Lorenzo con l'utilizzo dei certificati? Ma innanzitutto con una soddisfazione, nel senso che oggi è il giorno di valutazione di 29 cash collect, dunque questi strumenti che abbiamo emesso a giugno e ne avevamo addirittura parlato qui. Hanno pagato? Pagano e anzi non sarebbe una sorpresa perché prima dell'estate avevamo portato avanti questa iniziativa di offrire nei nostri strumenti delle coupon garantiti, dunque oggi valutiamo, ma senza sorpresa andremo a pagare, dunque per 22 di questi strumenti. Quali sono i sottostanti di questi 24? Ma sono 22 azioni, si posso dare un esempio, STM che pagherà il 5,30, Nokia al 4,8, dunque trimestrale, lo ricordo, dunque a dicembre rifaremo la valutazione, dunque una soddisfazione che con questi certificati stiamo incassando i coupon. Dunque, fammi capire, questi di cash collect sono quelli che se non superano a ribasso una certa soglia pagano un coupon. Cioè praticamente okay, ogni tre mesi andiamo a valutare dove si trova l'azione, si è sopra un indice di riferimento, si è sopra questo livello, paghiamo e se è addirittura basta che sopra tocchino la barriera? No, è una valutazione puntuale ogni tre mesi e addirittura se si sono in rialzo, dunque se il mercato sta crescendo rimborsiamo l'investitore con il suo coupon. Ma lì siamo in una situazione in cui andiamo a incassare i coupon, a dicembre andiamo a vedere dove ci troviamo e si paga. L'altro elemento che ci abbiamo colto in questo periodo, e effettivamente c'è stato un po' più di volatilità, è stato di coglierlo. Che effettivamente è un indicatore di rischio, di paura, per trasformarlo effettivamente come chi ci segue lo sa già, e questo c'è numerose discussioni che abbiamo avuto in questi giorni. Chi ci chiama e chi ci incontra lo dimostrano, abbiamo emesso 100 bonus, dunque veramente un'emissione consistente di certificati di bonus, che sono questi certificati che hanno una data di scadenza predefinita, dunque lì abbiamo scadenza 2016, dicembre 2016, dicembre 2017.
100 prodotti, un panel di azione grande. Per darvi un ordine di grandezza, i coupon che andremo a pagare alla scadenza annualizzati variano, sono più o meno intorno al 15% sulla scadenza di dicembre 2016 e del 17% sulla scadenza di 2017. Alla luce dell'attuale momento di mercato? Beh, abbiamo in realtà il momento di volatilità, vuol dire che possiamo pagare rendimenti interessanti, ma anche che possiamo offrire un cuscinetto di protezione relativamente sostanziale, nel senso che le barriere sono poste tra il 25 e il 30%, dunque lasciamo la possibilità al mercato di andare anche a correggere del 25 o del 30% senza mettere a dubbio né il prezzo di emissione di 100 euro né il coupon che sarà pagato. Poi forse avremo il tempo di vedere qualche casi concreti, ma abbiamo colto questo momento per andare a offrire questi rendimenti, anche perché a dicembre scaderanno tanti di questi bonus che avevamo messo in precedenza, pochi sono stati impattati, direi meno dell'1% è stato impattato dal momento di volatilità. Dunque non hanno rimesso in discussione diciamo, i rendimenti che pagheranno, dunque anche la dimostrazione che questa protezione serve, perché abbiamo avuto qualche settimana comunque agitate, e lì comunque sui bonus esistenti pochi hanno toccato la barriera. Rinnoviamo, lasciando il tempo, dunque i 3 mesi di valutazione a chi c'era in portafoglio per riportarsi sulla nuova emissione, abbiamo scelto questo momento perché effettivamente ci consentiva di offrire rendimenti interessanti e protezione ancora sostanziali. Pietro Di Lorenzo, i titoli interessanti di quest'oggi, quali sono? Se posso andare sul mercato americano, di solito ci limitiamo un po' dallo specchio analisi a quelli italiani, però credo che sia anche interessante avere una prospettiva, certo, anche su mercati diversi. In particolare ti volevo segnalare Facebook. Se riesci a mostrare un grafico il ticker SP... Facebook, lo vado a prendere subito. Volentieri. L'idea è questa, è un titolo che già dal grafico mostra una forza relativa non indifferente. Considera che ieri ha archiviato la nona seduta positiva consecutiva, un evento piuttosto inconsueto che però mostra quanto la spinta degli acquirenti sia decisa e senza sosta. Quindi un titolo che dopo lo scrollone del 24 agosto che ben si può guardare su un grafico giornaliero è come se fosse entrato nella buy list diciamo, degli investitori che hanno le mani più pesanti. Quindi è un titolo che secondo me anche con una logica di medio termine è interessante, sì, in considerazione del fatto che veniamo da 9 sedute positive consecutive, probabilmente logica vuole attendere un leggero storno per evitare di entrare troppo impiccati sul prezzo del rischio che corregga proprio quando noi entriamo. E quindi auspicabilmente magari uno storno 2-3 punti percentuali che torna a $90 sarei un po' più contento, entri un po' più sereno, ma in ogni caso è un titolo che secondo me in logica di medio termine ci può stare in portafoglio, proprio in considerazione del cambio di mood che vedo sugli operatori, e quindi è un titolo secondo me che va preso in grande considerazione. Christoph, avete robe anche sugli americani? Certo, in questa emissione abbiamo messo comunque dei certificati sulle azioni europee, qualche novità, EasyJet, comunque un po' di azioni aggiuntive. Una bella offerta sulle azioni americane, Facebook abbiamo un certificato bonus scadenza 2016, un bonus del 24%, questo certificato ha già corso un po', vale 107, dunque ci troviamo su un rendimento annualizzato dell'11%. Però sempre nel tema, diciamo, tecnologiche, abbiamo anche messo Twitter, che paga molto di più, oggi vale 105 il certificato, abbiamo un rendimento annualizzato del 23%, scadenza dicembre 2017, anche lungo, per chi vuole andare breve, e chiuderò su questo, Tesla. Tesla è un titolo interessante sul quale addirittura avevamo avuto bel flussi di investimento sull'emissione precedente. Tesla ha un certificato che è un po' più corto, scade nel dicembre 2016, oggi sul mercato vale 107, il rendimento annualizzato del 23%, dunque assolutamente anche sulle americane abbiamo questa offerta. La barriera su Tesla si trova comunque al 75%. Dimmi le ultime lettere del ticker Su Tesla, sì. Dunque è WP9.
Allora adesso è salito, vale 108,62. Beh, cioè, dal momento in cui l'ho rilevato questa mattina sta andando avanti. Dunque. Comunque 140% di bonus, la barriera 186,12, adesso il titolo gira sui 262 dollari, quindi è abbastanza lontana. Sì, abbiamo un rendimento comunque oltre il 20% sì, annualizzato, dunque andrà effettivamente a pagare 40% lordo, dunque sicuramente è un rendimento interessante. Pausa e torniamo subito con Focus Certificates. Seconda parte di Focus Certificates. Allora, Pietro Di Lorenzo, altri titoli interessanti? Sì, magari non americani, italiani? Sì, mantenendoci sul mercato italiano, ma per certi versi guardando anche quello che succede sugli altri mercati, guarderemo un attimo il prezzo del petrolio. Ah. Quello che è successo è che dopo una stretta fase di un triangolo, si chiama neanche perché quindi una fase di compressione e volatilità, quello che è successo mercoledì è che c'è stata la rottura di alzo di questo stretto triangolo, quindi segnale di altista per il light crude che si sta portando a contatto con una resistenza importante, $48,50 è un prezzo a mio modo di vedere superato il quale ci attende un'ulteriore accelerazione di alzo, e dunque tutto questo per dire che potremmo andare se non abbiamo voglia di andare a puntare direttamente sul sottostante, quindi sulla commodity, su un titolo estremamente quadrato al prezzo del petrolio che è Titan. Anche qui il titolo che mostra buona forza relativa, quindi sale più del mercato quando il mercato sale, scende meno quando il mercato scende, e che quindi potrebbe essere preso in considerazione. Due strategie, la prima più conservativa, attendere breakout di area 860, resistenza importante, quindi entrare sulla forza, o viceversa entrare su questi livelli ma avendo uno stop piuttosto largo che 7 euro il livello di, diciamo, di stop chiave che poi è rappresentato ai minimi di agosto, e quindi probabilmente per chi ha un orizzonte più lungo, naturalmente lo stop a 7 euro mi rendo conto che non è facile da sopportare, ma se hai una logica di un anno e mezzo o due anni è del tutto legittimo. Quindi ricapitolando, logica più aggressiva breakout di 8,60 con uno stop loss piuttosto stretto, viceversa logica più conservativa anche su questi prezzi ma con uno stop a 7 euro. Christophe, Rob, certificati su Saipem, che tra l'altro rientra nella nuova emissione anche Saipem. Sì, Saipem sì, alcuni anche perché erano andati male con la storia del con il ribasso importante che aveva. Beh no, erano partiti, avevano effettivamente avuto un incremento molto rapido e dunque in realtà tanti investitori che avevano in portafoglio avevano già incassato i guadagni. Ritorna l'interesse sul mercato del petrolio, non so se sia scientifico, però effettivamente ho avuto la possibilità di parlare con tanti investitori in questi giorni sul tema, in particolare su un certificato ENI. Tornando a Saipem, sì, ce n'è uno nuovo, anche interessante devo dire, sì. Certificato che scade nel dicembre 2016, ci dà la barriera, dunque il livello a non raggiungere per perdere il rendimento, si trova a 5,97, dunque ben lontano dei 7 euro posto da Pietro Di Lorenzo, dunque finché stiamo sopra i 7 euro, questo certificato rimborserà a dicembre dell'anno prossimo 128, con un rendimento del 28% che annualizzato ci porta al 20,45. Dai l'ultimo vedi che però parecchi avevano preso la barriera a suo tempo. YT7. Ok, vedi qua ce n'erano stati un po'. Sì, però anche lì il momento è di cogliere il certificato in questi momenti in cui c'è ancora lontano, c'è un movimento sul mercato. Il certificato subito lo incassa, lo replica e dunque non siamo obbligati di rimanere fino alla scadenza, dunque no, chiaro, si può uscire su questi temi, cioè comunque le approfondiamo spesso nei nostri webinars. Ah, il trading sui certificati, secco. Sì, trading nel senso soprattutto adesso termine, quelli da leva, cioè, si usa parecchio trading. Comunque adesso parliamo di questo qua. Questo adesso qua dunque l'obiettivo di incassare dunque 128 euro a dicembre dell'anno prossimo, oggi si paga 101,45, dunque il rendimento annualizzato leggermente superiore ai 20%. Questo è il certificato, livello da non raggiungere è leggermente sotto i 6 euro a 5,97, dunque un certificato che combina effettivamente queste caratteristiche di una posizione ancora ampia e di un rendimento elevato, dunque l'obiettivo è certamente di andare a cavalcare in questo momento sul petrolio. Allora, forse abbiamo il tempo di fare un altro titolo, Pietro Di Lorenzo, velocemente però.
Punterei su un bancario. Come sai, il nostro indice è estremamente bancarizzato. Sì. Popolare Milano, con una logica di medio termine, secondo me potrebbe essere uno dei titoli interessati da Visico, che probabilmente partirà sulle banche popolari, e quindi non escludo operazioni straordinarie da qui a 6-12 mesi, addirittura 18. Graficamente il titolo all'interno di un triangolo, se congiungi banalmente i minimi dall'8 luglio e i massimi del 21 luglio, vedrai una formazione triangolare in qualche modo fotografa l'equilibrio che c'è tra clienti e venditori. La rottura eventualmente a rialzo di questa formazione sarà un interessante segnale di altezza, quindi area 0,95 a monitorare, qui aspetterei la forza. Breakout di 0,95 secondo me è un'opportunità che in qualche modo fa capire anche che sul titolo stanno scaldando i motori per operazioni da qui a qualche mese. Allora, non vi chiedo, Gossè, se ne avete di certificati sulle popolari, perché penso la risposta che, sì. Penso che con la situazione che si sta creando, insomma, con le aggregazioni, siano uno dei delle partite più interessanti anche a livello di certificati. Sì, beh, l'obiettivo è ancora un po' più ambizioso di quello di Pietro Di Lorenzo. Lui effettivamente sta puntando a un breakout del 0,95, cioè noi in realtà 0,95 è il nostro punto di riferimento, dunque il prezzo che era dell'azione al momento in cui abbiamo emesso. Noi su questo livello andiamo a pagare un premio del 24%, 24,5 per essere preciso, dunque questo certificato sarà rimborsato 124,5. Oh, dunque, questo è sotto la pari, 99,95. È sotto la pari, dunque abbiamo anche un sconto rispetto al... Ah no, adesso l'ho appena detto, siamo arrivati a 100. Vabbè, cioè comunque siamo lì. Siamo lì, dunque rendimento annualizzato 19,36, la barriera posta al 22%, precisamente siamo al 0,71, dunque finché l'azione BPM si mantiene sopra i 0,71, questo prodotto viene rimborsato 124,5 a dicembre dell'anno prossimo, dunque anche lì un bel rendimento. Va bene, dai, questo l'ho visto che è appena partito, 99,89 adesso. Vedi, dunque bisogna cogliere il momento, l'altimino. Grazie mille Pietro Di Lorenzo, siamo quasi in chiusura, ciao, alla grazie. Prossima. Grazie ciao. Pietro. Un minutino, eventi in calendario, seminari, cosa c'è? Sì, oggi siamo all'evento NAFOPA nelle prese di Verona. Mercoledì siamo a Roma al PF Expo. Professione Finanza, evento comunque dedicato alla professione. Per chi non ci può andare, avremo anche un webinar dalle 2 alle 3, che si trovano i dettagli su investimenti.unicredit.it, dove andremo a cogliere un po' le file di questa giornata. Beh, ovviamente investimento, come cogliere rendimenti in queste sedute, tutte le tematiche che in realtà girano intorno alla creazione di rendimenti in un mondo dove, ahimè, i tassi rimangano bassi. Sì. Va bene, grazie mille Christophe Grosset, Unicredit, siamo in chiusura, grazie Christophe. Grazie a voi. Noi chiudiamo la parte, l'approfondimento dedicato al mondo dei certificati, aggiornamento borsistico da parte della redazione di Classe NBC, poi torniamo con il Forex Update, titolo del giorno e analisi tecnica. A fra poco.